nostra lezione di yoga di questa mattina. Chiediamo a Fede, Vince. Intanto ci prepariamo, prendiamo coscienza del corpo fisico. I piedi sono paralleli alla larghezza del bacino. Rilassiamo le spalle, le braccia, lungo i fianchi, li lasciamo rilassate, i palmi delle mani rilassate. Chiudiamo gli occhi, ci interiorizziamo. Interiorizziamo la propria coscienza e cerchiamo di guardarci da dentro, ignorando il mondo esterno. Eliminiamo i pensieri secondari, ossessivi, negativi e qualsiasi altra preoccupazione per la mente. Creiamo interiormente uno stato di pace, di tranquillità, quiete, serenità, calma profonda. Entriamo in risonanza con le energie benefiche dell'universo, aspiriamo verso tutto quello che è bello, buono, grande, universale e macrocosmico. Abbiamo realizzato la presa della coscienza sul corpo fisico. Fate un bel respiro, inspirate dal naso, espirate dalla bocca lentamente. E adesso siamo pronti per iniziare con gli esercizi di riscaldamento. Le rotazioni della testa verso la spalla destra, quindi abbassiamo la testa in avanti, la giriamo lentamente verso la spalla destra, la lasciamo cadere all'indietro con tutto il suo peso. Avviciniamo l'orecchio alla spalla, lasciamo cadere la testa in avanti con tutto il suo peso e molto lentamente, controllato, continuiamo la rotazione solo verso la spalla destra. E rimaniamo interiorizzati profondamente, la mente segue il movimento di rotazione così si concentra e non comincia a divagare, a pensare altrove. Molto bene, ci fermiamo con gli occhi chiusi, facciamo un bel respiro, inspiro lentamente dal naso, espiro lungamente dal bordo. E realizziamo le rotazioni della testa verso la sinistra, abbassiamo la testa in avanti, la giriamo lentamente verso la spalla sinistra, e di nuovo se non soffriamo di problemi a livello cervicale, di ipertensione, lasciamo cadere la testa indietro. Se abbiamo questo tipo di problemi, non lasciamo cadere la testa indietro, ma rotiamo solo così lentamente.
Confermiamo con gli occhi chiusi, un altro bel respiro, lento. Ci prepariamo per realizzare i movimenti bruschi della testa. Portiamo la testa verticale 2 volte verso la spalla sinistra, verticale 2 volte verso la spalla destra, lasciamo la testa qui e la portiamo 2 volte indietro obliquo verso la spalla sinistra, cambio 2 volte indietro obliquo verso la spalla destra e 2 volte indietro. Iniziamo i movimenti, questa volta si realizzano in successione rapida e bruscamente, ma ascoltate ovviamente il vostro corpo. Chiudete gli occhi, focalizzate l'attenzione sul movimento. Fermiamo, un bel respiro, inspiro dal naso, espiro dalla bocca, una delle belle respirazioni profonde, percepiamo il riscaldamento calmo. Realizziamo adesso anche il movimento del pendolo, iniziamo lentamente a portare la rete verso la spalla, muoviamo solo la spalla, la testa, scusate, il corpo rimane immobile. Chiudiamo gli occhi e orientiamo lo sguardo interiore in un leggero strabismo convergente. Lasciate la testa libera a mano che i muscoli del collo si riscaldano. Cercate di aumentare gradualmente. C'è qualcuno che sta collegando? Bene, ci fermiamo, inspiro, espiro. Notiamo il profondo riscaldamento della zona cervicale e della muscolatura del collo. Riscaldiamo adesso la colonna vertebrale alzando alternativamente le spalle. Portate bene le spalle verso le orecchie. Corrado e Fiore, visto che siete arrivati in ritardo, riscaldate un pochettino anche il collo, fate un po' di movimenti prima. E solo dopo passate a riscaldare la colonna, anche se realizzate un po' in ritardo la lezione. Ci fermiamo con gli occhi chiusi, un bel respiro. Allunghiamo la colonna, realizziamo l'esercizio per l'allungamento, divaricamo le gambe a circa 1 metro. E via, inspiro su le braccia, trattengo un po' l'aria e mi allungo, mi piego in avanti lentamente, espiro con forza dalla bocca, molleggio un po', rilasso tutto il corpo, rilasso la testa, le spalle, le braccia, la muscolatura intorno alla colonna, piegate le ginocchia per rilassare la muscolatura addominale, se rimanete con le ginocchia tese la muscolatura rimane contratta. Piego le ginocchia e mi piego in avanti, più si rilassa anche la muscolatura addominale. Poggiamo le mani sulle ginocchia, lentamente ci alziamo, inspiriamo dal naso, rimaniamo in apnea. Spostiamo le mani all'angolo tra le cosce e il bacino, con forza spingiamo forte sulle cosce, donata non sulle ginocchia, più sulle mani. Spingi con forza, poggia le 4 dita all'interno delle cosce, raddrizza i gomiti, piega il corpo in avanti, spingi con le mani sulle cosce, raddrizza i gomiti, solleva le spalle, brava, allunga la colonna, guarda di profilo. Quindi non rimango così, spingo e mi allungo, espiro.
due, inspiro, espiro, butto fuori l'aria, così svuotiamo i polmoni dall'aria viziata. Inspiro, mi alzo lentamente controllato, rimango in apnea e espiro la colonna. Torsione. Espiro, mi alzo. La terza e l'ultima esecuzione. Inspiro, espiro. Ci alziamo lentamente, inspiriamo dal naso, apnea. Espiriamo e ci alziamo. Un bel respiro. Mani sulle spalle, riscaldiamo le spalle, ci prepariamo per la postura del doppio angolo. Riscaldiamo le spalle bene. 4, 5, 6, 7, 8. Cambio da dietro in avanti. 8, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. La mano sinistra rimane sulla spalla destra e ruota il braccio destro. 5 all'indietro, 5 in avanti. 2, 3, 4, 5. Cambio. Cambio il braccio. 1, 2, 3, 4. 5, cambio il senso di rotazione, 2, 3, 4, 5, chiudo i pugni, ruoto le mani, riscaldo i polsi, prima in un senso, un paio di rotazioni, poi cambiamo, troppo opposta, incrocio le dita delle mani, tiro verso basso. Rimango con le dita delle mani incrociate, inspiro, mi allungo in alto, trattengo un po' l'aria. Espiro, mi piego in avanti, moleggio, riscaldo la colonna, moleggio per un po'. Continuiamo a moleggiare portando i palmi delle mani ai lati dei piedi, in avanti e dalla parte. Senza molleggiare, disegniamo anche i grandi cerchi a terra, come sempre. Lascio le braccia libere, pendolare. La testa libera che tira la colonna vertebrale. I piedi sono radicati a terra. E quando mi sento pronta, piego le ginocchia, inspiro, mi alzo lentamente, ci prepariamo per le asana. Espiro. Rimaniamo. Con i piedi divaricati quanto il bacino, cominciamo prima con la postura della mezzaluna Ardha Chandrasana. Posizioniamo i palmi delle mani davanti al petto, inspiriamo, solleviamo le braccia, incrociamo le dita delle mani, uniamo gli indici, inspiro, mi allungo verso l'alto, espiro, scendo lentamente a destra, mi allungo lateralmente, mantengo la testa in prolungamento alla colonna, chiudo gli occhi, rimango. Inspiro, mi alzo, espiro, cambio lato, mi allungo dalla parte opposta. Il bacino rimane immobile, mi allungo solo lateralmente in modo da allungare i muscoli obliqui. Allungo anche le braccia. Inspiro, torno al centro, espiro, appoggio le mani sui glutei con le dita delle mani orientate verso le scapole.
inspiro. Espiro, inarco lentamente la schiena, curvo la colonna gradualmente, lascio la testa cadere, apro bene il torace. Se mi fa male la zona lombare, piego la colonna dalla zona sotto le scapole e rimango lì senza sforzare la colonna. Non piegate le ginocchia e portate il bacino troppo in avanti. Le ginocchia sono dritte, le gambe sono dritte, tese. Inarco solo la schiena, lentamente, fino a dove mi permette la flessibilità. 3, 2, 1. Inspiro, mi alzo. Espiro, rilasso le braccia. Faccio il respiro, rimango con le gambe divaricate quanto il bacino. Incrocio le dita delle mani dietro la schiena. Allungo le braccia, avvicino bene le scapole tra di loro. Spingo il coccige verso il pavimento. Inspiro, scendo lentamente, inspiro, porto il tronco parallelo al suolo, le braccia perpendicolari, rimango, il viso parallelo al suolo, mi concentro sul respiro, senza modificarlo, Maria Pia un po' di più in alto le braccia se riesci. Oh, bravo. Anche Fede, più un po' le braccia. Fiore, non guardare in basso. Allungate bene la schiena. Cinque secondi. Rilassate poi la testa, rilassate le braccia e afferrate i piedi, le dita dei piedi con le dita delle mani e rimanete rilassati. Rilassiamo la muscolatura intorno alla colonna vertebrale, rilassiamo le braccia, le spalle, la testa. Concentriamo sul respiro di nuovo, inspiro lentamente dal naso. Espiro dal naso, inspiro, espiro, concentratevi sulla respirazione rimanendo immobili in parastasana per ancora un po'. Cinque secondi, dopodiché ci prepariamo per realizzare Supta Mordasana, la postura dello struzzo. Pieghiamo le ginocchia, rimaniamo con l'addome vicino alle cosce e solleviamo le braccia su in alto, dietro la schiena, i palmi delle mani orientate tra, all'interno, parallele tra di loro. Guardo in avanti e se riesco mi sollevo sulle punte. Se non riesco, rimango lì, poggiata sull'intera pianta dei piedi. Metto anche il profilo. Quindi l'addome vicino alle cosce, braccia ben sollevate, apro bene il torace. Se riesco, mi sollevo bene sulle punte. Guardo in avanti, avanti, non in basso. E rimango. Donata, piega di più le ginocchia. Piega, piega, vai in a fondo. Vai in a... Ok. No, guarda, guardami. Così, se riesci, se rimani così, non riesci. Rimani sull'intera pianta dei piedi e piega bene le ginocchia. Vai con il corpo giù, vedi come sono. Solleva adesso le braccia e adesso piano piano, se riesci, ti alzi sulle punte. Ok. Tre, due, uno. Avviciniamo i talloni a terra, rilassiamo le braccia e la testa e afferriamo di nuovo le dita dei piedi come dita delle mani per rilassare la schiena.
Rimaniamo ancora per 5 respirazioni ampie e profonde. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Concentriamo. Poggiamo i palmi delle mani al suolo davanti ai piedi, allunghiamo bene la schiena. Inspiro a lungo, espiro, rilasso. Avviciniamo la fronte alle ginocchia. Inspiro a lungo, espiro, rilasso. Se non riesci a toccare il suolo, poggia le mani sotto le ginocchia sulle gambe. Quando la inspira, si allunga. Espira, rilassa la colonna. L'ultima, inspiro a lungo. Respiro, rilasso. Sono giù con le mani davanti ai piedi, cammino in avanti, quattro passi con le mani. Mi ritrovo in chaturanga, la postura della tavola. Due, tre, quattro. Contrago gli addominali e rimango in chaturanga. Marisa, il bacino un po' più in basso, solleva la testa, contrae bene gli addominali. Concentriamo sul respiro. Ancora 10 secondi. Appoggiamo un ginocchio a terra, poi l'altro, i piedi sul dorso, inspiriamo in quadrupedia. Espirando, avviciniamo i glutei ai talloni, stiriamo la colonna. Poggio i gomiti a terra e scivola pancia in giù, mi ritrovo nella sfinge. Poggio gli avambracci al suolo, i palmi delle mani al suolo, orientate verso basso, i piedi sul dorso, gambe rilassate, spingo sui gomiti, raddrizzo bene la schiena. Apro il torace, mantengo la testa in collungamento alla colonna vertebrale, chiudo gli occhi e rimango immobile. Spingo sulle mani, raddrizzo le braccia e mi ritrovo in Bhujangasana. Lascio la testa cadere all'indietro. Torno di nuovo nella Sfinge. Poggio i gomiti al suolo, rimango ancora nella sfinge, 10 secondi. Adesso scendo lentamente controllato, poggio il mento a terra, rilasso le braccia lungo i fianchi, faccio uno o due bei respiri, mi rilasso.
Poggio le mani sotto le spalle, inspiro, mi alzo in quadrupedia. Ed espirando vado in balasana nella postura del bambino, porto le braccia lungo i fianchi, la fronte davanti alle ginocchia, rilasso la muscolatura intorno alla colonna e la colonna stessa e rimango abbandonata completamente al suolo. Dieci secondi, dopodiché rimaniamo in balasana. Tre, due, uno. Incrociamo le dita delle mani dietro la schiena, allunghiamo le braccia, solleviamo il bacino, spostiamo il peso del corpo sulla sommità della testa e rimaniamo in Shavasana, nella postura del coniglio. Portando le braccia perpendicolari al suolo, rimettiamo bene la schiena, solleviamo bene le braccia, avviciniamo le scapole e rimaniamo. Cercate di raddrizzare i gomiti e di portare le braccia anche oltre la testa. Più indietro le portate, meglio si allungano le braccia. Miglioriamo l'articolazione delle spalle. Tre, due, uno. Ritorniamo lentamente in balasana, rimaniamo con la testa al suolo, braccia rilassate lungo i fianchi. E rimaniamo ancora, rilassiamo. E adesso ci alziamo lentamente, controllato, srotolando gradualmente la colonna. Inspiro, mi alzo, apro la schiena piano piano. Poggio le mani sulle ginocchia, rimango con gli occhi chiusi e faccio due belle respirazioni profonde. Inspiro dal naso e espiro dal naso. Inspiro. Espiro. Poggio la mano sinistra al suolo, scendo sul fianco sinistro, distendo piano piano le gambe in avanti. E mi preparo per la postura della fronte al ginocchio. Piego la gamba sinistra, avvicino il talone alla zona del perineo, porto la pianta del piede all'interno della coscia. Oggi divarichiamo la gamba destra, quindi la allarghiamo e avviciniamo bene di nuovo il talone alla zona del perineo. Piede a martello, ci pieghiamo sulla gamba, distendiamo, rilassiamo la colonna. Se vi fa male il ginocchio, vi ricordo di poggiare qualcosa sotto per sollevarlo, per non sforzarlo. Molleggiamo sulla gamba distesa per riscaldare la colonna. Quando vi sentite pronti, afferrate con la mano destra il piede destro, le dita del piede, sollevate il braccio sinistro in alto, inspirate. Ed espirando allungatevi lateralmente in modo da afferrare le dita del piede anche con la mano sinistra. La spalla sinistra rimane sollevata, ruoto la testa e porto la fronte al ginocchio, quindi guardo verso basso e non rimango con la testa ruotata. Cerco di allungare bene i muscoli obliqui nella parte sinistra del corpo. Inspiro da ferma. Espiro, scendo fino a quando, se riesco, avvicino la fronte al ginocchio e poi rimango immobile. Se non riesco ad afferrare il piede sinistro con la, destro con la mano sinistra, lascio
La mano sinistra rilassata sulla gamba e cerco solo di scendere per avvicinare la fronte al ginocchio, quindi non rimango con il braccio nell'aria. Sollevate leggermente la spalla sinistra. E rimaniamo immobili, concentrati e interiorizzati completamente. Rilassiamo le braccia, ci alziamo lentamente contro il lato, inspiro, espiro distendo le gambe, mantengo la colonna dritta, faccio un bel respiro, mi rilasso un attimo prima di realizzare Janu Sirsasana dalla parte opposta, inspiro dal naso, espiro dal naso e adesso realizziamo dalla parte opposta. Pieghiamo la gamba destra, avviciniamo il tallone alla zona del perineo, allarghiamo la gamba sinistra, avviciniamo di nuovo bene il tallone. Il ginocchio destro deve rimanere al suolo, se non sollevato con un cuscino sotto o un asciugamano arrotolato. O i blocchi di yoga, se ce li avete potete poggiare anche le mattonelle, quelle di yoga. Bene. Noleggiamo, riscaldiamo la colonna. Cerchiamo di afferrare adesso il piede sinistro con la mano sinistra, sollevo il braccio destro in alto, inspiro, mi allungo ed espirando scendo lentamente, la spalla destra rimane sollevata, ruoto la testa, porto la fronte al ginocchio, cerco di avvicinare la fronte al ginocchio e rimango immobile. Mentre rimanete immobili, cercate di percepire l'allungamento della muscolatura nella parte destra obliquo e anche la tonificazione del rene destro. Notate il massaggio profondo degli organi interni addominali, l'allungamento della caviglia e della muscolatura posteriore della gamba sinistra, il miglioramento dell'articolazione del ginocchio destro e del piede destro. Sono tantissimi gli effetti benefici, l'allungamento della colonna vertebrale, la flessibilità della colonna. È per questo che le posture di yoga si mantengono in immobilità completa più a lungo possibile. I muscoli si rilassano e si allungano. Ci alziamo adesso lentamente contro il lato, inspiro, mi alzo, espiro, distendo le gambe, chiudo gli occhi, faccio un bel respiro, rimango con gli occhi chiusi, cercate di percepire gli effetti appena menzionati sul vostro corpo e poi piano piano vi distendete in posizione supina, ci prepariamo per realizzare l'aratro. Kalasana, la postura dell'aratro. Pieghiamo le ginocchia e solleviamo le gambe a 90 gradi. Anzi, per allungare un pochettino la muscolatura delle gambe, rimaniamo con i talloni fletti, con i piedi fletti. Allungate bene la muscolatura tirando verso basso le punte dei piedi, le mani sono orientate verso basso ai lati del bacino. Inspiro da ferma,
Espiro, spingo sulle mani, sollevo con una spinta il bacino, porto le gambe indietro e mi ritrovo in Balasana. Le gambe sono divaricate quanto il bacino. Adesso rilasso le braccia, ruoto le mani e orientiamo i palmi delle mani verso l'alto. Le gambe sono perfettamente tese, le braccia sono rilassate. Chi non riesce a realizzare l'aratro, halasana, poggia le mani sulla vita e rimane con le gambe sollevate nell'aria fino a dove arriva. Normalmente le gambe dovrebbero essere parallele al suolo nell'aria. Se non riesco, rimango anche qui in alto. Senza sforzare. Cercate di raddrizzare le ginocchia, Donato. Bene. Rilassate le braccia. Avvicinate le ginocchia alla fronte, poggiate le mani sul bacino, srotolate molto lentamente la colonna, vertebra dopo vertebra, gradualmente abbassate le gambe, rilassate la testa al suolo, rimane obbligatoriamente al suolo. Facciamo un bel respiro, rimaniamo in posizione supina. Se vi fa male la zona cervicale, ruotate la testa lentamente da una parte all'altra. Portate le ginocchia al petto, dondolatevi, massaggiate la colonna vertebrale perché ci prepariamo per realizzare anche Sarvangasana, la postura della candela, sempre postura capovolta. Se soffrite di ipertensioni o problemi al cuore gravi, evitate di realizzare le posture capovolte. Anche problemi gravi a livello della colonna vertebrale. Dondolatevi anche avanti e indietro se avete bisogno. Se no ci prepariamo per realizzare adesso Sarvangasana, la postura della candela. Di nuovo piego le gambe e sollevo le gambe a 90 gradi. Poggio le mani al suolo con i palmi delle mani orientate verso basso. Sollevo le gambe in aria, spingo sulle mani, inspiro. E sulle gambe, poggio le mani poi sulla schiena e spingo la schiena per portarla perpendicolare al suolo. Porto le gambe perpendicolare al suolo, avvicino bene lo schermo al mento. Chiudo gli occhi e rimango. Chi non riesce rimane con le gambe sollevate a 90 gradi e con la schiena al suolo o con le gambe sollevate sul muro. Vi potete anche poggiare al muro, chi non riesce vi avvicinate bene bene al muro e sollevate solo le gambe rimanendo rilassati, così usufruite delle energie cosmiche che scendono dalle gambe, attivando la circolazione sanguigna delle gambe. Cinque secondi, tre, due, uno. Faccio scivolare lentamente le mani per avvicinare le ginocchia alla fronte. Srotolo lentamente la colonna, gradualmente, gradualmente, vertebra dopo vertebra. Distendo lentamente le gambe, rilasso le braccia.
Lungo i fianchi, rimango al suolo, un bel respiro, inspiro, espiro, rimango con gli occhi chiusi, rilassata, percepiamo il miglioramento della circolazione sanguigna nelle gambe, la flessibilità della colonna vertebrale, il massaggio profondo della zona cervicale. Ruotiamo di nuovo lentamente la testa, a destra, a sinistra, a destra, a sinistra un paio di volte, sciogliete la tensione accumulata a livello cervicale. Piegate poi la gamba destra con le dita delle mani incrociate, afferrate il ginocchio destro, inspirate da petto ed espirando premete il ginocchio contro il petto, così la colonna si allunga, si stira, miglioriamo adesso le articolazioni coxofemorali e quelle delle ginocchia, realizzando Ardha Pavana Mukhasana. Chiudiamo gli occhi, rimaniamo rilassati, rilassate le gambe, la muscolatura delle gambe, non contraete il muscolo. Chiudiamo gli occhi. Focalizziamo la nostra attenzione sul respiro, anche se è superficiale. Inspiro, porto le gambe a tavolino e cambio gamba. Afferro il ginocchio sinistro o destro come avete fatto, inspiro. Ed espirando premo il ginocchio e lo avvicino bene bene al braccio. Allungate bene il collo, non rimanete con il collo piegato. Rilassate la muscolatura delle gambe. Sollevate anche l'altra gamba e afferrate entrambe le ginocchia con le braccia. Cercate di poggiare i palmi delle mani sul gomito opposto. Abbracciate bene le ginocchia. In questo modo premiamo le ginocchia bene contro il petto. I piedi sono paralleli. Rilasso e mi dondolo avanti e indietro, incrocio le dita delle mani dietro le cosce con una spinta, comincio piano piano a dondolarmi, piano piano. Ci concentriamo sulla colonna, percepiamo il suo massaggio, guidando a livello delle vertebre. Con una spinta ci alziamo e rimaniamo con le gambe distese in avanti. Ci prepariamo per realizzare Chandra Namaskar, il saluto alla luna da seduti, la variante più semplice. Ve lo ricordo, lo facciamo insieme, già lo conoscete forse. Chi non se lo ricorda, guarda prima. Fletto bene i piedi per allungare la muscolatura posteriore delle gambe, inspiro, mi allungo verso l'alto,
Espiro, incrocio le dita delle mani, scendo in avanti e afferro le piante dei piedi, portando la fronte alle ginocchia. Sposto il peso del corpo sugli ischi, poggio le mani al suolo, porto le gambe a tavolino, sollevo le braccia, le porto a livello delle ginocchia, distendo le gambe, le punte dei piedi, rimango in Navasana, poggio le mani al suolo, mi devo spostare un po'. Poggio le mani al suolo e srotolo all'indietro per arrivare nell'aratro. Da qui di nuovo, piano piano, srotolo la colonna, rimango in equilibrio sugli ischi, di nuovo a tavolino, braccia distese. Inspiro, sollevo le gambe, rimango nella nave. Espiro, mi allungo verso l'alto. Inspiro, incrocio le dita delle mani, fletto i piedi. Espiro, afferro le piante dei piedi, vado di nuovo nella postura delle pinte e poi lentamente ruotolo la colonna e mi alzo. Bene, due. Inspiro sulle braccia, espiro, dita delle mani incrociate, afferro le piante dei piedi, inspiro, vado in tavolino, braccia distese. Rimango in equilibrio, distendo le gambe e le braccia, mani al suolo, scivolo all'indietro, vado nell'aratro. Piano piano. Di nuovo, su in equilibrio sugli ischi, contraete bene gli addominali, braccia distese, gambe distese, inspiro, espiro, mi allungo, le gambe si abbassano, le braccia si sollevano, inspiro, mi allungo. Espiro, afferro, inspiro, srotolo lentamente la colonna. Bene, vedo che l'avete imparato, realizziamo ancora per 3 volte. Via, in, su, e su, giù. In, tavolino. Es, nave. In, aratro. Es nato, tavolino. In nave. Es gambe giù, braccia su. In, mi allungo, fletto i piedi, afferro le piante dei piedi, espiro. Inspiro, mi alzo lentamente, svuoto la colonna. Espiro. Se l'avete imparato, cercate di realizzarlo con gli occhi chiusi, così vi concentrate meglio sulle posture. Via, in, su. Su giù, in tavolino, es nave, in aratro, es tavolino, in nave, es gambe giù, braccia su, in, mi allungo, es, mi allungo, scendo. Io svuotolo lentamente la colonna, es, respiro, in, sulle braccia, fletto i piedi, gambe tese, es, postura delle pinze, gambe tese, fronte alle ginocchia, in, equilibrio sugli ischi, tavolino, braccia distese a livello delle ginocchia, distendo le gambe, mani giù, vado nell'aratro. Inspiro, ritorno nel tavolino. Espiro, distendo le gambe. Inspiro, mi allungo. Espiro, scendo e rimango nelle pinte. Afferro le dita dei piedi con le dita delle mani e rimango con la fronte alle ginocchia. Ci alziamo lentamente controllato, srotoliamo la colonna e divarichiamo le gambe. Di nuovo flettiamo i piedi e cerchiamo di afferrare le dita dei piedi con le dita delle mani. Allunghiamo bene la schiena, inspiriamo ed espirando scendiamo molto lentamente in avanti fino a dove vi permette la flessibilità della colonna. Se riusciamo portiamo la fronte al suolo,
non riusciamo, rimaniamo dove siamo. Importante mantenere le gambe tese, con le mani tiro le dita dei piedi per allungare bene le caviglie e la muscolatura posteriore delle gambe. E rimando. In 2 secondi. Rilascio le braccia, appoggio le mani sulle gambe, spingo sulle gambe, inspiro, mi alzo molto lentamente, controllato, scivolo con le mani, incrocio le gambe, vado in su casa nella postura piacevole, incrociando le gambe. Vediamo dove sono. Abbiamo ancora 7-8 minuti. Realizziamo la respirazione yogica completa. Realizziamo un ciclo di pranayama, di respirazione. Vi potete sedere anche sulla sedia se questa postura non è piacevole o non è comoda, o anche sulle ginocchia. Inspiro da ferma, espiro, mi piego in avanti, dalla bocca espiro e svuoto bene i polmoni. Inspiro dal naso, mi alzo lentamente, mi piego in avanti, espiro dalla bocca. 3 respirazioni di ventilazione. Inspiro, mi alzo. Espiro, svuoto i polmoni. Mi piego in avanti. Raddrizzo poi la schiena. E mi preparo per realizzare 5 respirazioni yogiche complete. Vi ricordo, inspiro dal naso. Espiro, mi piego dalla bocca, espiro in avanti, mi piego e rimango in apnea giù, ve lo faccio vedere. Rimango quanto voglio per svuotare bene i polmoni. Poi inspiro, quando mi alzo, anche se non vedete, l'addome si gonfia, quindi quando mi alzo, inspiro. Poi la gabbia toracica si dilata, le clavicole si sollevano leggermente e rimango in apnea, ai polmoni pieni, contando fino a 5 mentalmente. Espiro lentamente poi, dalla bocca. Inspiro, mi alzo e rimango per 2 respirazioni normale in Sukhasana. E poi riprendo la seconda respirazione yogica completa. Realizziamo insieme. Dai, gambe incrociate, inspiro dal naso lentamente, espiro lentamente dalla bocca, mi piego in avanti per svuotare bene i polmoni e rimango in apnea i polmoni vuoti. Adesso lentamente mi alzo, inspiro, gonfio la pancia, la gabbia toracica si dilata. Le clavicole si sollevano, raddrizzo la schiena, rimango con gli occhi chiusi, in apnea, i polmoni pieni. 5, 4, 3, 2, 1. Mi piego in avanti, espiro dalla bocca lentamente, controllato. Inspiro, mi alzo. Rimango in Sukhasana con gli occhi chiusi, realizzo 1 o 2 respirazioni normali e poi riprendo la respirazione yogica. Via, inspiro, espiro dalla bocca lentamente, mi piego, svuoto bene i polmoni e rimango giù in apnea. Adesso lentamente mi alzo, inspiro dal naso, il diaframma scende, l'addome si gonfia, l'aria entra nella parte mediana dei polmoni, si dilata la gabbia toracica, arriva nella parte superiore dei polmoni, si sollevano leggermente le clavicole, rimango con i polmoni pieni d'aria. 5, 4, 3, 2, 1. Mi piego lentamente, espiro dal naso, vado in avanti, scendo, espiro lentamente, controllato. Inspiro, mi alzo. Raddrizzo la schiena e respiro normalmente per 2 volte. Se c'è qualcuno che non ha capito, pollice su. Se avete capito, ognuno lo fa per conto suo per ancora 3 volte, da adesso in poi. Inspiro.
Cercate di chiudere gli occhi e concentrarvi bene su ciò che state facendo. La respirazione è molto importante. Anche in apnea i polmoni vuoti, quando siete giù, rimanete più a lungo possibile. È importante anche svuotare i polmoni e lasciarli liberi dall'aria viziata. Quindi controllate il respiro. Continuate che vi guardo, cerco di guardarvi anche se non vi vedo molto bene. Non dimenticate di gonfiare la pancia. Quando inspiro il diaframma scende, l'addome si gonfia, poi si dilata la gabbia toracica e continuando a inspirare e a riempire molto bene i polmoni, si sollevano leggermente le clavicole senza sollevare le spalle. Non dovete sforzare, è un respiro naturale, fluido, armonioso ma controllato. Realizziamo l'ultima esecuzione. Se avete finalizzato l'ultima esecuzione, rimanete con gli occhi chiusi in Sukhasana e percepite gli effetti benefici della respirazione yogica completa. Notate il rallentamento dei battiti cardiaci, l'eliminazione dello stress e dell'ansia. Percepiamo l'ossigenazione del cervello, lo stato di benessere psicofisico. Molto bene, abbiamo concluso la nostra lezione di yoga con questa respirazione yogica completa. Ci salutiamo adesso con Namaste. Uniamo le mani davanti al petto. Namaste. Grazie di cuore. Vi auguro buona giornata e buon weekend. Ci vediamo alla prossima mercoledì sera. Ciao a tutti. Se avete delle domande potete fare in quello che riguarda la respirazione. Ciao Marisa. Buon weekend, ciao. Grazie altrettanto a te. Grazie. Ciao Donata. Ciao Corrado. Ciao, 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 ciao. Ciao a tutti. Ciao Maria. Ciao a tutti. Ciao Fede. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao.